carnevale a Venezia anticamente durava fino a 6 mesi. Iniziava ad ottobre e, tranne una breve pausa natalizia, proseguiva fino al martedì grasso. Era un periodo in cui chiunque in città, poveri e ricchi, stranieri e locali, poteva andare in giro mascherato. E, ovviamente nel corso dei secoli parecchie maschere diventarono tradizionali, entrarono a far parte di una certa tradizione cittadina. Fra queste, una delle più significative è certamente la moretta, che era una maschera espressamente femminile e che veniva indossata senza l'uso di nastri, ma veniva retta dalla ragazza che la indossava con l'utilizzo di questo bottone interno che veniva tenuto fra i denti. La ragazza che indossava la moretta non poteva quindi parlare, e questa era una cosa ovviamente conosciuta anche da un eventuale interlocutore, e tutto, quindi qualsiasi possibile comunicazione, doveva venire solamente attraverso un gioco, in genere molto suadente, di sguardi. Uno dei maggiori interpreti delle immagini e dello spirito del carnevale settecentesco fu sicuramente Pietro Longhi, che per la famiglia Querini dipinse una serie di quadri aventi tutti questo tema specifico, dipinti che sono tutt'oggi conservati all'interno della Pinacoteca della Fondazione Querini Stampali a Santa Maria Formosa.